21. Unità elementare. I maestri ripetono che la scienza scopre l'aspetto illusorio di leggi assolute, in quanto si deve servire dei sensi del piano fisico. Questi sensi, anche se potenziati dall'uso di particolari strumenti come ad esempio il microscopio, non potranno mai giungere oltre l'unità elementare del piano fisico, al di là dalla quale esiste l'unità elementare del piano astrale che, per il fatto stesso di appartenere ad un altro piano di esistenza in cui vigono altre categorie di sensi, non può essere percepita dagli strumenti creati per i sensi del piano fisico. È questa la definitiva incapacità della scienza, che può scoprire solo l'aspetto illusorio delle leggi, in quanto ogni fenomeno del piano fisico è solo il riflesso di leggi che appartengono ai piani superiori di esistenza. Le intuizioni non provengono da quella parte del corpo mentale dell'individuo che i maestri chiamano mente intellettiva, ma da quella parte del corpo mentale chiamata mente supernormale. Questa mente è contigua al sottopiano più denso del piano della coscienza, il cui ampliarsi è la meta evolutiva dell'individuo. Quindi tutte le grandi invenzioni sono solo il frutto dell'evoluzione di chi per primo sente queste scoperte e quindi le vive per primo, e per questo è chiamato erroneamente inventore.